Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo nostro evento, questa nostra tavola rotonda, ahimè ancora a distanza perché questo ci impongono ancora le normative. Il tema di questa serata è scienza, tecnologia e anche società nella formazione dell'ingegnere gestionale. Discuteremo di questo tema, secondo noi molto interessante, appunto in una tavola rotonda che sarà moderata dal dottor Federico Fubini, che è vice direttore del Corriere della Sera e autore di vari libri, tra i quali uno in particolare che un po' ha ispirato questo evento, che si intitola Sul Vulcano, che è anche disponibile in audiolibro. E discuteremo con Emanuele De Conti, che è un nostro lecturer di pedagogia generale e sociale qui in LIU. Discuteremo anche con il professor Roberto Mordaci, che è preside della facoltà di filosofia presso l'Università Vita Salute di San Raffaele, e con il professor Giuseppe Pantaleo, che è professore ordinario di psicologia sociale di nuovo presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Adesso quindi un minuto di introduzione e poi inizieremo a discutere insieme. È con me naturalmente. Buonasera a tutti, eccoci qua per questa tavola rotonda dal tema molto interessante sul quale giustamente vuole dirci la sua innanzitutto il nostro rettore, professor Federico Visconti, che ringrazio e a cui cedo immediatamente la parola per una breve presentazione di questa tavola rotonda. A te. Grazie Raffaella, buonasera a tutti. Come avete visto abbiamo anche scelto di rimanere in un'aula, di essere in un'aula per dare un piccolo messaggio simbolico del fatto che prima o poi torneremo anche a fare eventi come questo in presenza. Però affrontiamo il bello della diretta. Allora, io per ruolo sono anche chiamato, diciamo, spesso a portare i saluti. Qui ci sono dei confini molto labili tra le banalità di circostanza e un monologo che assorbe l'intero evento. Io mi muovo sempre un po' qua in mezzo, nella prospettiva anche però il più possibile di contestualizzare il mio intervento. E a tema c'è il ruolo dell'università, c'è il ruolo del corso di laurea di ingegneria, ma sullo sfondo il ruolo dell'università. E in questi ultimi giorni ho rubacchiato una frase che suona così: in fondo l'istituzione universitaria al pari della scuola, diceva Piero Calamandrei, è più importante del Parlamento, della magistratura e della Corte Costituzionale, perché è deputata alla formazione della classe dirigente. Quindi tutte le occasioni che ho avuto nel mio mandato di far passare questo messaggio di un luogo, no, dove si fa ricerca, si fa didattica, ma per formare delle persone, educare delle persone, l'ho coltivato queste opportunità, mi sono preparato fino a lunedì il repertorio, no, un piccolo repertorio di cose che abbiamo fatto. Allora mi è venuto in mente, faccio un po' di marketing retro, scuola, università, impresa, che abbiamo scritto diciamo 3 o 4 anni fa tra colleghi, ripensare le opportunità educative. Abbiamo fatto un libro sulla storia di Carlo Cattaneo, riletto oggi, dove c'era tema, l'idea del cosa vuol dire fare l'università oggi. Poi, come sa qualcuno che ben mi conosce, ho avuto delle cadute di tono anche utilizzando Gabbani, cioè Occidentali Scarma, e Lucio Dalla per fare, diciamo, dei discorsi sul ruolo dell'università, però in questo modo ero convinto di colpire di più il pubblico. Tutto ciò sarebbe andato avanti così fino a lunedì sera, se non che martedì sono andato a una cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, meglio di celebrazione dell'anno accademico della Statale a Milano, e ho sentito un bellissimo discorso di Ivano Dionigi, presidente di Alma Laurea. Allora prendo solo 3 frasi, vi annoio ancora 2 o 3 minuti, ma secondo me ben posizionano quello che ci accingiamo a fare insieme. Beh, innanzitutto lui ha citato una frase del rettore di Harvard del 1996, Derek Bok, che diceva ai suoi studenti, noi, chiaramente magari a chi ci ascolta è già nota, però io la riporto con piacere,
noi non siamo capaci di prepararvi per quel lavoro che quasi certamente non esisterà più intorno a voi. Ormai il lavoro, a causa dei cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnologici, è soggetto a variazioni rapide e radicali. Noi possiamo solo insegnarvi a diventare capaci di imparare, perché dovrete reimparare continuamente. A partire da questa premessa, Dionigi ha fatto una bellissima lectio magistralis che potete trovare sul sito della statale, però io prendo un pochino più avanti, quindi banalizzando il suo discorso, un passaggio che considero particolarmente interessante, sempre che lo trovi, ecco, l'ho trovato. Dopo un po' di passaggi lui dice: abbiamo necessità di umanesimo, inteso non come riedizione di un momento culturale storico, non come l'altra metà del pensiero e del sapere, non come punto di vista particolare sul mondo, ma come capacità di fronteggiare una triplice responsabilità, di cui l'ideologia tecnocratica, tutta protesa al paradiso terrestre di un'Atene digitale e all'utopia illimitata di una società postmortale, non si cura. E lui dice: riscoprire il pensiero interrogante, riappacificarci col senso del tempo, riappropriarci dell'arte della sintesi, della scienza, dell'intero, della visione dell'insieme. Conclude dicendo: chi non mette in relazione le parti col tutto può dire solo mezze verità. E per essere davvero medico, ingegnere, economista, architetto, scienziato, devi avere uno sguardo sinottico, cita Platone, e devi sapere che dopo 5 anni la tua formazione specialistica è da rivedere. Dice: professore, ma poteva almeno prepararselo suo il discorso, ha letto e basta. Qui, questi sono i mestieri del rettore, un po' veloci, così un po' anche opportunisti. Finisco con un'altra frase. Questo umanesimo, che non è mai compiuto ma ha sempre da essere, sta davanti a noi e riguarda tutti coloro che sono dediti alla ricerca e alla formazione. E lo si acquisisce non reclutando filosofi in azienda, né ricorrendo ad alchimie interdisciplinari, con qualche ora di scienze e numeri a lettere, di latino e filosofia a ingegneria. Ecco, siamo qui per questo, io opportunisticamente mi sfido e dico: beh, siamo qui per imparare, per confrontarci, voi cosa ne pensate? Ecco, questo è stato il mio saluto e ascolto più che volentieri quello che emergerà dalla nostra chiacchierata. Allora, ringrazio naturalmente il professor Visconti per questa introduzione su temi molto alti. Allora, io mi permetto di aggiungere solo questa piccola parte. Perché noi? Cioè, come mai noi lì, siamo un'università piccola, come mai ci prendiamo l'impegno di discutere questo tema che è così sfidante e davvero di altissimo livello? Beh, perché noi siamo una scuola di ingegneria, qui in LIUC abbiamo scuola di economia, scuola di ingegneria. Questa riflessione è partita all'interno della scuola di ingegneria perché? Perché gli ingegneri, per quello che studiano e per la loro professione futura, rivestono sempre ruoli nei quali generano un grandissimo impatto. Attraverso le loro scelte tecnologiche generano un impatto veramente importante sull'ambiente, sulle persone con le quali lavorano, sui territori, sulle comunità. E quindi è importante proprio per una scuola di ingegneria riflettere su questi temi. E poi noi siamo piccoli, noi abbiamo intorno a 120 matricole all'anno in ingegneria e questo ci consente di sperimentare delle soluzioni e quindi di compiere delle scelte, di fare delle azioni conseguenti alle nostre riflessioni. Quindi noi siamo qua per riflettere, discutere, sì, ma anche per, come dire, parlare di azioni, di cose da fare e intendiamo poi evidentemente metterle in atto. La riflessione però è vivace, non ne stiamo parlando solo in noi, in LIUC certamente, ne stanno parlando in tanti a livello nazionale e internazionale e un po' sentiamo ripetere, dette in maniera forse molto meno elegante e profonda di come le ha dette il rettore Dionigi, ma sentiamo parlare in molti posti, no, di questa necessità del cosiddetto ingegnere rinascimentale o della necessità di introdurre più umanesimo all'interno delle discipline scientifiche. Lo sentiamo ripetere in molti luoghi e c'è sostanzialmente un discreto accordo su questa necessità. Ci sta riflettendo in particolare la conferenza per l'ingegneria a livello nazionale, alla quale noi partecipiamo, siamo coinvolti in questa riflessione, e ci sta riflettendo a livello internazionale anche l'Associazione Europea dell'Education in Engineering. Quindi io non vedo una grande mancanza di sintonia quando si tratta di riflettere, e tutti sono necessari, tutti sono convinti che sia necessario per gli ingegneri uscire da un modo tradizionale di intendere i percorsi formativi
che è un po' stato concepito per silos, ossia l'ingegneria è un po' il regno della specializzazione e questo è necessario perché la produzione di conoscenze si è davvero specializzata tantissimo e per essere un buon ingegnere aerospaziale, per essere un buon ingegnere elettronico e per essere un buon ingegnere gestionale è necessario specializzarsi, che vuol dire studiare in profondità le tecnologie caratterizzanti il proprio settore di applicazione. Però al tempo stesso siamo tutti d'accordo sulla necessità che si debba uscire dal silos. Uscire dal silos, per noi da un punto di vista di educatori, quindi di progettisti di percorsi formativi, vuol dire aiutare i nostri ragazzi, i nostri ingegneri in corso d'opera ad alzare lo sguardo dal proprio silos, che significa imparare a cogliere, a considerare, a capire eventuali impatti delle loro scelte, delle loro decisioni tecnologiche, sia vicini che lontani. E vicini e lontani lo intendo nello spazio, certamente, ma anche nel tempo. Dobbiamo aiutare i ragazzi a sviluppare questa capacità di ragionare, considerando non solo quelli che sono gli impatti delle proprie scelte sulle immediate conseguenze vicine, ma anche su quello che potrà accadere tra 5 e 10 anni. Cosa che diventa sempre più difficile, perché il futuro è sempre più incerto. Ma è proprio questa la nostra sfida educativa. Ecco, questa immagine di silos non è mia, confesso, l'ho un po' presa a prestito anche dal libro del dottor Fuini, perché credo che sia, e sono d'accordo con quello che sostiene nel libro sul vulcano, sono d'accordo che all'origine di una certa fragilità di questo nostro modo di vivere così globalizzato ci sia una nostra incapacità di ragionare tenendo conto della rete fittissima e molto dinamica di interrelazioni che collegano quello che facciamo e decidiamo noi oggi qui con quello che può succedere oggi, domani e dopodomani anche in luoghi e in contesti molto lontani da noi. Credo quindi che sia un compito istituzionale di un'università e di noi professori quello di chiederci come fare ad aiutare i nostri ragazzi a sviluppare questa capacità di uscire un po' dal silos nel proprio ragionamento. Perché evidentemente questa capacità dipende non tanto e non solo da cosa insegniamo loro, ma moltissimo da come glielo insegniamo. Ed è qui che la riflessione nazionale e internazionale dimostra di non avere ancora raggiunto un pieno consenso. E cioè, se sulla necessità siamo tutti d'accordo, su come, cioè sulle azioni poi da fare per raggiungere l'obiettivo di dotare i nostri ragazzi di una maggiore capacità di tenere conto degli impatti delle loro azioni, di tenere conto di problematiche di sostenibilità, tenere conto di problematiche legate alla comunicazione, al coordinamento delle persone, eccetera, eccetera, ecco, su come aiutare i nostri ragazzi a sviluppare tutto questo non c'è ancora accordo, o forse non c'è ancora una pratica condivisa, non c'è ancora una strada che possiamo dire essere la strada ottimale per raggiungere l'obiettivo. Allora, noi in LIUC abbiamo fatto delle scelte, abbiamo scelto di aiutare i nostri ragazzi in che modo? Costruendo dei percorsi trasversali alle loro specializzazioni. Non vogliamo rinunciare alla specializzazione dell'ingegnere gestionale, ma abbiamo introdotto all'interno delle loro specializzazioni degli insegnamenti attinenti a queste competenze trasversali di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi il nostro sforzo è quello di fare in modo che l'apprendimento dei ragazzi non diventi una giusta posizione di discipline diverse. Insegno il latino accanto a qualcosa che col latino c'entra poco. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di incorporare, no, insegnamenti, metodi, strumenti, riflessioni relative ai temi più di natura trasversale all'interno degli insegnamenti più tradizionali dell'ingegneria. Ecco, abbiamo preso questa strada, la stiamo portando avanti, ma non siamo mica sicuri di avere preso una decisione definitiva e di avere scelto la strada giusta. Ed è per questo che siamo qui a discuterne. Perché abbiamo preso una decisione, stiamo facendo delle azioni, ma siamo assolutamente convinti di dover migliorare continuamente. Questa serata di riflessione vuole essere un primo momento di condivisione, anche critica, delle nostre scelte con l'idea di scoprire il modo per migliorare le nostre azioni e fare sempre qualcosa di più utile per i nostri ragazzi. Detto questo, ahimè, mi apro alla discussione, ossia siamo ben consapevoli che a questo punto noi ci esponiamo il fianco a critiche, ma
Questo credo sia il valore, no, e il ruolo di un'università. Perciò con grande piacere cedo la parola al nostro moderatore, il dottor Fubini, che ci dirà ovviamente innanzitutto cosa ne pensa e poi che ci guiderà un po' nella nostra discussione. Grazie. Ma grazie a lei, professoressa, grazie a tutti voi dell'invito. Allora, io vi ascoltavo e pensavo fra me e me che alla fine, fra voi che siete degli specialisti, degli insegnanti, degli studiosi, alla fine sono un artigiano, perché il giornalismo è un mestiere artigianale, poi l'artigianato può essere sofisticato, rozzo, approfondito, superficiale, ma è sempre artigianato. Dunque, vi posso come dire, aprire la mia bottega, perché poi alla fine sia i libri sia gli articoli vengono da là, dal materiale che c'è nella bottega. E allora vi vorrei parlare di due scambi che ho avuto, che uno mi ha portato a fare il libro di cui la professoressa ha parlato, e un altro è di oggi. Parto da quello di oggi. Stamattina verso l'ora di pranzo ho intervistato il presidente del consiglio di amministrazione della Airbus, René Obermann. Forse qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, è stato per tanti anni amministratore delegato di Deutsche Telekom, poi è stato anche amministratore delegato di Deutsche Post. Un uomo ovviamente molto in gamba. E al di là del merito delle cose che diceva, continuava a dire, dalla sua casa a Berlino, peraltro, perché anche lui è ancora in smart working, dice, ma se c'è qualcosa che stiamo facendo bene, io ho paura, mi spavento. Paura di cosa? Fear of missing out. E allora ha iniziato a citare le case automobilistiche tedesche. Perché citava le case automobilistiche tedesche? Perché lo angosciava il timore che Airbus finisse come le case automobilistiche tedesche sono finite, poi in realtà non sono finite, ma sono state sorprese da Tesla, dalla nuova tecnologia che non si aspettavano, da un'innovazione che non avevano visto venire, dai tempi che stavano cambiando. Dopodiché Tesla vende ancora una frazione di quello che vende qualunque delle principali case automobilistiche tedesche, ma le principali case automobilistiche tedesche valgono in borsa una frazione di quello che vale Tesla in borsa. E dunque lui diceva, se io faccio qualcosa di buono mi preoccupo, perché quello che è buono oggi non è buono domani. Quello che è buono oggi, rischiamo di pensare che sia buono anche domani perché ha funzionato ieri o perché ha funzionato oggi, e non ci spinga all'innovazione, non ci spinga a rimetterci in discussione, andare avanti, a limite anche a ristrutturare, perché poi si stava parlando purtroppo della chiusura di un impianto della Airbus in Spagna, dunque anche con persone che perdono il posto di lavoro. A un certo punto lui ha detto brutalmente, se noi non riflettiamo in questi termini, ci siamo oggi, non ci saremo domani. Allora, una riflessione che faccio in questo libro è che in realtà la natura umana non è portata a pensare in questi termini, perché se ci giriamo indietro, fondamentalmente ai nonni della mia generazione, al massimo ai bisnonni, sì, diciamo forse piuttosto ai bisnonni della mia generazione e ai bisbisnonni vostri, e andiamo indietro di 10.000 anni, l'esperienza umana è fondamentalmente contrassegnata da lunghissime continuità. La rivoluzione industriale è una grande discontinuità, lo sono state le guerre, ovviamente, le guerre mondiali, ma il nostro cervello si è culturalmente, probabilmente anche biologicamente formato per vedere la vita come continuità, non come discontinuità, non come non vedere la realtà come la descriveva
stamattina durante l'intervista il presidente della Airbus. Ma la realtà di oggi è questa. Possiamo dire fermate il mondo, voglio scendere, ho l'impressione che il mondo non si fermerà. Nel caso specifico di Oberman era letteralmente angosciato da due cose: l'obbligo di adeguare la sua industria al cambiamento climatico e la Cina. E la Cina in due sensi: la Cina come opportunità, ma anche come dipendenza, perché se il mercato, se un'azienda inizia a dipendere troppo dal mercato cinese, inizia a dipendere anche dalle oscillazioni, per esempio, del sistema politico cinese o dalle condizioni geopolitiche della Cina rispetto a Taiwan, della Cina rispetto a Giappone, o delle sperimentazioni militari con armi chimiche che magari vanno male in un laboratorio di Wuhan. Come vedete, sto già iniziando a mettere sullo stesso piatto, nella stessa frase, anche sintatticamente, delle dimensioni profondamente diverse. Dunque, industriale, finanziaria, politica, sanitaria, geopolitica, e già siamo più o meno nel filone di cose molto simili, ma allora potremmo mettere la demografia. Come la demografia cinese impatterà sul potere politico? Una demografia declinante in un sistema politico rigido, allora bisogna iniziare a capire di demografia, se si è René Oberman. Insomma, la professoressa parlava di silos, ma come vediamo ci sono dei mondi che continuano a influenzarsi a vicenda in una maniera che per noi è molto difficile da capire, soprattutto per la rapidità con cui oggi si influenzano, per tutta la serie di ragioni che contraddistinguono, diciamo, il nostro mondo rispetto al mondo di 300 anni fa, in cui anche solo l'informazione viaggiava, no, infinitamente più lenta. Allora, la seconda persona di cui vi vorrei parlare, perché poi alla fine da giornalista io vivo di esperienze personali, né più né meno, per questo è stato così difficile, è così difficile questo anno in cui non si viaggia, non si incontra, mia moglie ha tra le sue varie caratteristiche il fatto di essere una cittadina del Vietnam, e io me la ricordo facendo colazione mattine dell'inverno scorso, quando io stavo preoccupatissimo a guardare le notizie di questo virus che rimaneva appiccicato alle maniglie delle porte per 9 giorni in una città di secondo o terzo livello in Cina, e non parlava di altro. Io non ho capito assolutamente le implicazioni. Stiamo parlando di gennaio scorso. Lei aveva già capito le implicazioni, perché io non le avevo capite e lei le aveva capite. In parte probabilmente perché io sono meno smart di mia moglie, e questo ci vuole poco a capirlo. Ma l'altra ragione è che mia moglie ha cambiato mondo, ha l'esperienza di due mondi, e il Vietnam vive con la presenza della Cina e delle epidemie che partono dalla Cina da sempre, e in particolare hanno avuto l'esperienza della SARS, per esempio, poi l'esperienza della suina, che ha ucciso più della metà della popolazione di suini nel sud-est asiatico e in Cina pochi anni fa. Dunque, ci sono degli elementi della varietà dell'esperienza che mia moglie ha, che io non avevo. Uno pensa sempre di avere delle esperienze varie, però in realtà lei aveva capito perfettamente ed era premunita molto meglio di me, ma anche molto meglio di praticamente il 99,9% degli analisti finanziari di Wall Street. Avrebbero dovuto assumerla in quel mese per farsi consigliare su cosa poteva succedere. Perché, diciamo, avendo vissuto l'esperienza del Vietnam, lei aveva una marcia in più per capire dove eravamo. Ora, cosa mi insegna tutto questo? Niente, ovviamente, perché non si finisce mai di imparare, perché, come dice Oberman, ogni apprendimento subisce un'obsolescenza molto rapida, soprattutto se ci compiacciamo della qualità di questo apprendimento.
però sicuramente mi indica che la varietà delle esperienze in un mondo soggetto a, uno, questi cambiamenti rapidissimi, due, questi effetti di propagazione degli eventi. Dunque, un evento che riguarda, va bene, caso classico, un ragazzo che per la frustrazione di una multa presa in una cittadina molto secondaria al centro della Tunisia si dà fuoco, però c'era Facebook, e allora i suoi amici fanno una manifestazione sotto il municipio che viene ripresa, e allora la vedono quelli della città accanto che protestano anche loro, poi vedono quelli della città accanto ancora che protestano anche loro, che diventa una rivoluzione nel mondo arabo. Dunque, questa è la propagazione. La rivoluzione nel mondo arabo poi porta due stati falliti, che sono la Siria e la Libia. I due stati falliti portano la ripresa dei flussi migratori. La ripresa dei flussi migratori porta delle conseguenze politiche nei paesi che poi ricevono questi flussi migratori, che poi a cascata portano altre cose, altre cose, altre cose che ci hanno riguardato. Tutto a partire da un ragazzo che si è dato fuoco perché aveva avuto una multa, se non che c'era Facebook. Questa è la propagazione. C'è la rapidità dei cambiamenti e c'è questo bisogno di mettersi in discussione costantemente. Purtroppo, guardate che è una grande sfida, perché non solo va contro la natura umana, ma va contro particolarmente la natura della maggior parte degli abitanti di questo paese, cioè quelli che hanno una certa età, e anzi di questo continente. È molto più facile per un giovane, comunque lo si definisca giovane, vedo che i mutui sono fino ai 36 anni, no? Agevolati, dunque prendiamolo nel decreto sostegni bis, prendiamolo quello come il benchmark della gioventù, fino a 36 anni ci si mette in discussione molto più facilmente, ma sicuramente quando è 36 anni più l'80% del tempo, 55 come nel mio caso, o il doppio, è molto più difficile, però viviamo in questo tipo di mondo. E dunque l'incrocio fra la deriva demografica e l'evoluzione dell'interazione umana, tecnologica, ambientale, non abbiamo parlato di questo, non ci sarebbe tempo, è una grande sfida. E dunque, alla fine, per me l'unico insegnamento è che veramente uno deve fare uno sforzo per cercare di capire: ma cos'è che non sto capendo? Dov'è che non mi sto mettendo in discussione mentre lo dovrei fare? Quali sono le spie, i segnali d'allarme che c'è qualcosa che non va? Sono le domande che io stesso mi dovrei porre, cerco di pormi, non sempre lo faccio, non sempre adeguatamente, però è un po', vi ho fatto vedere, come dire, la mia bottega degli attrezzi, ecco, perché alla fine non ho altro da farvi vedere. Però insomma sono attrezzi che cercano di gestire, cioè di fare i conti con la realtà così come oggi. Ecco, per il momento mi fermo qua e con piacere do la parola a Manuele De Conti. Ringrazio il dottor Fubini, saluto tutti i presenti e tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Mi inserisco nel discorso partendo un po' da quelli che sono i grandi interrogativi che in un qualche modo determinano la necessità di un ripensamento e diciamo sono un po' la base di quello che ha determinato un ripensamento del piano dell'offerta formativa all'interno della LIUC. Perché appunto si è determinato? Quali sono i motivi? Beh, sono molteplici, ma sintetizzando ne indico tre. Uno, il mondo del lavoro, ossia la sua grandissima dinamicità e la estrema variabilità, che come si diceva prima, appunto, a causa delle motivazioni di carattere ambientale, sociale, sanitario e tecnologico, comunque sta affrontando dei notevoli e rapidissimi cambiamenti. Si pensi alla difficoltà che può avere un ingegnere nella gestione delle catene di distribuzione oppure di approvvigionamento, alla gestione operativa delle aziende sanitarie, ad esempio, o ad altre sfide che proprio su questo fronte si stanno proponendo,
si stanno aprendo e ci stanno facendo vedere un futuro che è tutt'altro che chiaro e prevedibile. Altro aspetto che ci porta a ripensare e a portare l'attenzione sulla formazione è quello, diciamo, del contesto in cui l'ingegnere si trova ad operare, un contesto dove la conoscenza, la velocità con cui si scambia la conoscenza, la possibilità di accesso alla conoscenza sono diventate elevatissime, così come elevatissima è stata ed è la possibilità di collaborare sia in termini di velocità sia in termini di spazialità, che sono completamente ridotti e che quindi trovano l'ingegnere a doversi confrontare e rapportare con persone che possono essere di culture completamente diverse, collaborare con loro, condividere conoscenze, conoscenze che magari possono anche riguardare il contesto culturale o essere informate da contesti culturali tra loro differenti. Ma per guardare sempre anche alla velocità, pensiamo solamente a come si stanno modificando quelle che sono le fonti energetiche o anche come si sta modificando semplicemente il mondo della mobilità. Quindi, diciamo, un contesto non solo lavorativo che è estremamente mobile. Infine, un altro elemento, come si parlava, quello dell'innovazione tecnologica. Un'innovazione tecnologica che, diciamo, porta con sé l'attenzione e la necessità di una consapevolezza di quelli che sono gli impatti di ciò che l'ingegnere gestionale fa attraverso gli strumenti che utilizza, ma anche della comprensione di quelli che sono i presupposti e le premesse che stanno alla base dello sviluppo di alcune tecnologie che può in qualche modo andare ad utilizzare. Volevo condividere con voi una semplice slide, questa presa dalla conferenza per l'ingegneria, ossia la conferenza dei presidi delle facoltà di ingegneria, e che in un suo passaggio, è un documento questo che potete trovare liberamente in rete, e che in un suo passaggio c'è questa tabella ripresa dal World Economic Forum, dove viene messa in evidenza e vengono messi in evidenza quali sono i ruoli o meglio i lavori della società del futuro e quali invece andranno via via diminuendo nel corso dei prossimi anni. E come possiamo vedere sono sia chi incrementa che sia chi decrementa tra questi ruoli è strettamente legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E quindi anche questo è un aspetto estremamente importante appunto dell'innovazione tecnologica. Permettetemi una riflessione che molto spesso viene considerata e viene proposta o perlomeno passa l'idea che sia un cambiamento quello verso il quale stiamo andando, un cambiamento di carattere naturale, un cambiamento necessario, ma che è anche opportuno prendere in considerazione che dietro questo cambiamento comunque ci sono anche, diciamo, degli interessi politici o meglio è in un qualche modo anche politicamente sostenuto, come vediamo dagli incentivi che questo ambito sta acquisendo. E quindi diventa fondamentale ripensare ad una formazione anche, presento qui in questo caso il documento Engineer of the Future della Technology University of Delft, il quale in una delle sue pagine indica come cambierà il ruolo dell'ingegnere da qui al 2035 e presenta degli scenari, diciamo, anche molto distanti dalla realtà, proprio come si diceva prima. E mi collego a un elemento che ha introdotto Fubini, dove questo documento dice, ad esempio, che l'ingegnere potrà essere in un qualche modo parte attiva di quelli che saranno i cambiamenti a livello sociale, ma proprio a livello di difesa dei diritti, perché su di lui potranno basarsi la gestione di quelle reti tecnologiche
che permetteranno alle informazioni, ai valori o agli eventi o ai fatti di essere trasmessi. Questo uno dei vari elementi che questi nuovi ruoli prevedono, ma come anche l'esplorazione di nuove possibilità tecnologiche o il miglioramento incrementale delle attuali pratiche o degli attuali standard che vengono applicati in ambito produttivo. E quindi vediamo appunto che c'è un'ampia, ci sono moltissimi motivi che portano a guardare alla formazione dell'ingegnere, alla sua occupabilità, alla formazione dell'ingegnere come persona che vive in una determinata società e in un determinato contesto, e anche ad un ingegnere che interviene e che supporta anche la propria società e il rapporto con la propria società. Di questi motivi, e diciamo in questa situazione di estrema variabilità, molti gli enti, come diceva prima la professoressa Manzini, molti sono gli enti di formazione che si occupano di ingegneria e che stanno guardando e stanno cercando di capire quali potrebbero essere le linee di orientamento. Ad esempio abbiamo l'American Association of Mechanical Engineering, che indica come elementi su cui portare l'attenzione l'aspetto proprio della comunicazione, a cui gli ingegneri dovranno portare necessariamente la propria attenzione e la propria evoluzione anche a livello formativo, nonché anche propongono una flessibilità di quello che è il percorso di studi per venire incontro alle esigenze dei singoli studenti, nonché alle loro, diciamo, inclinazioni personali. Il Massachusetts Institute of Technology, diciamo una delle università che per ingegneria appunto forse è una delle più prestigiose al mondo, parla sempre di questa flessibilità del curriculum e che quindi lo studente possa avere opzioni diverse tra cui scegliere e inclinare la propria scelta verso l'uno o l'altro percorso o ciò che vuole effettuare, ma anche un cambiamento di paradigma da un paradigma, diciamo, delle conoscenze a un paradigma invece delle competenze, dove le conoscenze sono comunque utili, ma vengono integrate dalle attitudini, dagli atteggiamenti, dalle abilità, ma anche dai valori che in un qualche modo diventano abbastanza estremamente importanti. E quindi vediamo che queste sono alcune delle caratteristiche che possono in un qualche modo distinguersi o meglio sintetizzarsi in un'integrazione delle hard skills, ossia le diciamo conoscenze tecniche con le soft skills, le conoscenze trasversali. Sì. Dobbiamo fare un attimo di attenzione ai tempi, ecco, tutto qua, prego. Sì, sì. Le hard skills ma anche l'integrazione di quelle che sono le discipline scientifiche con quelle umanistiche, ed è proprio qui che si integra, diciamo, e che prende in un qualche modo e dimostra la propria profondità l'approccio scienza, tecnologie e società adottato appunto dalla LIUC per il ripensamento del proprio piano dell'offerta formativa, che integra appunto discipline scientifiche con discipline scientifico-sociali e discipline umanistiche per arrivare a fornire e a proporre agli studenti, diciamo, quegli elementi che gli permettano di comprendere il contesto, quegli elementi che permettano loro di comprendere i problemi anche etici delle scelte che fanno o delle decisioni che prendono o delle proposte che offrono, e che è, diciamo, uno degli elementi, ma non solo l'unico, ma diciamo portante, di quello che è la nuova modifica della formazione all'interno della LIUC. Con una battuta concludo, è che la LIUC si è cercato di guardare non solo avanti, ma anche comunque
a allora e ad adesso, e quindi allo studente e alla società dalla quale partiamo e con la quale necessariamente ci dobbiamo confrontare per poter poi procedere oltre. Vi ringrazio e lascio la parola al dottor Fubini. Grazie, professor Pantaleo, a lei la parola. Prego, a lei. È in muto. Provi a togliere il muto. Cerco di recuperare un po' in volo. Allora, forse... mi sentite? Sì? Sì, adesso sì. Mi sentite? Sì, certo. Ho tolto il muto? Eccoci. Sì. Scusate perché, nonostante la connessione 5G... ecco, benissimo. Dico, cerco di... Non sento, c'è un ritardo. Vado. Sì. Dico che... Beh, intanto buon pomeriggio, buona serata a tutti. Sono psicologo sociale, dirigo un laboratorio che è situato fisicamente al San Raffaele, nel quale ne combiniamo di colori, naturalmente nel rispetto, no, di tutta una serie di condizioni, ma il laboratorio nel quale in realtà ci muoviamo è il più ampio che esista, il pianeta, no? E forse anche oltre tra un po'. Avete citato nei vostri interventi tutta una serie di cose che riprenderò appunto in termini di parole chiave, che commenterò brevemente. Per esempio, si è fatto riferimento a umanesimo, la necessità di un umanesimo, di un nuovo rinnovamento, all'ingegnere rinascimentale, si è fatto riferimento poi alla velocità e all'accelerazione. Parto proprio dal fondo e ragiono da psicologo, no? Sarà volare, ma noi non siamo fatti per essere accelerati e non siamo fatti per... Mi spiego. Possiamo accelerare o essere accelerati per altri che ci accelerino entro certi limiti. Con buona pace, no? Possiamo anche raggiungere una certa velocità, ma sempre entro certi limiti, perché il prezzo da pagare è dato da una relazione inversamente proporzionale tra la velocità e l'apertura mentale. Ogni volta che veniamo accelerati, ogni volta che raggiungiamo certe velocità, lo scotto da pagare è una riduzione del campo visivo. Questa cosa avviene sia a livello di percezione fisica che a livello di percezione sociale e addirittura a livello di capacità di associare idee differenti, idee contrastanti, di considerare città di prospettive. La cosa è molto semplice, dal punto di vista sia genetico, quindi dello sviluppo della specie, e ontogenetico, quindi dello sviluppo dell'individuo. Ogni volta che acceleriamo, mettere a fuoco il centro del campo percettivo. Se io mi dirigo velocemente in una direzione, mettere a fuoco la direzione nella quale sto andando, compare. Il resto è sullo sfondo, no? Questo fenomeno prende tunnel vision, a tunnel, a modo di tunnel, e questa cosa contrasta fortemente la capacità appunto di considerare da un punto di vista visuale il contesto che sta succedendo. Quello che abbiamo scoperto e documentato in una serie di esperimenti ormai da una quindicina d'anni è che vale anche per la capacità di assumere la prospettiva di altre persone, di gruppi di persone. Cioè, cosa succede? Ogni volta che veniamo accelerati, perdiamo una delle più recenti acquisizioni ancora dal punto di vista filogenetico e ontogenetico, è la capacità di considerare il punto di vista dell'altra persona, sia dal punto di vista visuo-spaziale, sia dal punto di vista cognitivo. Oggi è di moda parlare di teoria della mente, la mia capacità di leggere la mente altrui, no? Io non sono d'accordo con questa etichetta, ma questo è un altro discorso, no? Perché Pierre si sta rivoltando nella tomba nel sentir parlare di teoria della mente. Però, insomma, nel momento in cui noi decidiamo di accelerare o di essere veloci, dobbiamo farlo con consapevolezza. Si può accelerare l'azione di un obiettivo per raggiungere l'obiettivo, ma dobbiamo essere consapevoli che perdiamo, da un punto di vista addirittura della fisiologico, cioè dell'attivazione fisiologica e del funzionamento di vecchi sistemi,
del paleoencefalo piuttosto che della corteccia in relazione fra questi sistemi, perdiamo la capacità di considerare il punto di vista e la prospettiva dell'altro, cioè perdiamo la possibilità di usare le soft skills, cioè di essere in grado, per esempio, di comunicare in maniera intelligente. L'hard skill, in questo esempio, sarebbe la conoscenza di una lingua, mettiamo straniera. La soft skill corrispondente è la capacità di utilizzare quella lingua per comunicare in una maniera socialmente intelligente, ossia che porti vantaggi a noi stessi e all'interlocutore. Beh, ma se io non assumo la prospettiva dell'interlocutore, non per una qualche posizione ideologica, ma per l'incapacità di cui parlavo prima, non saprò mettere in atto un comportamento socialmente intelligente. Poi un'altra cosa che mi è il riferimento, appunto, il racconto del dottor Fubini a proposito di sua moglie, no? Il dottor Fubini dice: perché mia moglie ha capito subito la situazione? Perché mia moglie ha l'esperienza di due mondi. Bene, questa è l'altra faccia della medaglia. Noi in psicologia abbiamo capito da un... quando tu consideri l'esperienza da una prospettiva o da un mondo necessariamente chiuso in un silos, come diceva Bella prima, no? Due o più mondi con la possibilità, io posso compiere la situazione da più angolature e punti, ma la mia capacità di farlo durerà tanto quanto la mia attenzione permetterà che duri. Cioè l'attenzione viene pilotata dall'esterno. Se invece io, come nel caso del dottor Fubini, ho fatto un'esperienza attiva, ripetuta, prima persona, di un mondo, di una lingua, di una cultura, di modalità, no? Di rapportarsi, e di un altro mondo, per definizione, su base esperienziale, io avrò, noi diciamo, interiorizzato, appreso entrambe le prospettive, entrambi i repertori. Che repertori? Valoriali, cognitivi, comportamentali. Risultato. Il risultato è che in maniera del tutto naturale, senza l'artificio dello spostamento dell'attenzione, sarò in grado di accostare mondi distanti e magari giungere proprio alla famosa flessibilità, alla famosa creatività che noi tutti così tanto bramiamo. Quindi c'è un gioco di contrapposizione tra spinte alla chiusura mentale e invece controforze, le chiamiamo, usiamo una metafora, controforze psicologiche che si basano sull'interiorizzazione di una moltitudine di prospettive, apprendimento di una moltiplicità di prospettive che deve venire su base esperienziale attiva. I nostri esperimenti, esperimenti di altri, studi osservativi, correlativi, eccetera, eccetera, dimostrano proprio questo oramai da una vent'anni. Un conto è capire le cose, un conto è ritenersi un conto e cercare di fare quelle esperienze, anche andando a testare il muso magari in vicoli ciechi, quelle esperienze permettano poi di, in maniera naturale, di disporre di lingue, di due sistemi valoriali, di due culture, di due o più, cioè di prospettive multiple. Questo non è un automatismo, io insisto molto su questo nei miei corsi e nei miei interventi, non è un automatismo. Ecco, dal mio punto di vista è fondamentale il gioco di contrapposizione prima di ragionare in termini di creatività, soft skills, eccetera. Rimangono parole. Grazie. Ci sono ancora? Ho perso la comunicazione, il contatto? Sì, c'è. Ci siamo? Assolutamente sì. Sì. E adesso è il professor Mordacci, un filosofo che parla agli ingegneri e agli aspiranti ingegneri. Prego. Sì, grazie. Allora, la questione riguarda tutti noi e sono molto grato a Raffaele Manzini e al Rettore Visconti di aver aperto questo tema a partire dall'ingegneria gestionale. Io credo che siamo in una fase in cui la università è costretta, non semplicemente chiamata, ma è costretta a rivedere i propri programmi, a rivedere il proprio ruolo e a farlo di fronte a una sfida che non viene, diciamo, dall'ultimo periodo, una sfida che viene da lontano.
e cioè la sfida della parcellizzazione dei saperi. Questo è un tema che nella sociologia del sapere e nella filosofia del primo Novecento, Max Weber e poi la scuola di Francoforte, poi Habermas, hanno messo con chiarezza al centro dell'attenzione il fatto che la modernità è un processo in cui la razionalità ha tanto più successo quanto più compartimentalizza le sfere del reale. Ora il mondo però è uno solo. Allora la difficoltà è che noi riusciamo a essere più efficaci, più comprensivi, più capaci di muoverci nel mondo nella misura in cui perdiamo il mondo. Nella misura in cui lo spezzettiamo in sfere che poi non sappiamo più come ricomporre. Ora, questa parcellizzazione, che è quella che poi dà origine appunto ai silos, cioè a quei saperi compartimentati, parcellizzati, che non riescono più a intrecciarsi con gli altri, è la sfida che oggi noi non possiamo non affrontare, perché oggi e non prima. Il problema esisteva anche prima, ma qui mi sembra che l'intervento del vice direttore Fubini sia stato illuminante, cioè quello che ci costringe a non pensare più per compartimenti stagni è esattamente il processo di propagazione onnilaterale delle conoscenze, dei processi, della comunicazione, no? Cioè, nella misura in cui i fenomeni che fanno il nostro mondo, che sono essenzialmente fenomeni comunicativi, culturali e politici, nella misura in cui questi fenomeni non possono più essere letti con un solo sguardo disciplinare, l'economia che legge una cosa, la sociologia o il diritto che ne leggono un'altra, la filosofia che se si fa specialistica diventa anch'essa una disciplina fra le altre e perde così il proprio ruolo, no? Gli sguardi, diciamo, separati non ci restituiscono la realtà, che invece ci assale con una quantità di processi e di cambiamenti che oltretutto hanno una velocità pazzesca. Un altro sociologo molto interessante della scuola di Francoforte si chiama Hartmut Rosa, ha scritto un libro recentemente, si chiama Accelerazione e alienazione. Questo richiamava anche quello che diceva il collega Pantaleo poco fa. Detto in maniera diversa da come lui lo diceva, ma il processo è lo stesso. Più la velocità di cambiamento, di innovazione e di dinamica delle nostre vite aumenta, più noi siamo alienati dalla nostra stessa esistenza, cioè siamo incapaci di ricostruire il senso delle nostre azioni mano a mano che le facciamo, perché come è stato detto anche all'inizio dal rettore Visconti, richiamando appunto quella prolusione famosa degli anni 90 ad Harvard, noi prepariamo ragazzi per fare mestieri che non esistono, che non esisteranno entro qua 5-10 anni, saranno scomparsi. E allora questa velocità del cambiamento del mondo del lavoro è una sfida terrificante per l'università. Allora, come se ne esce? Ci sono ovviamente varie ipotesi, perché non è una sfida facile. Le varie ipotesi sono, alcune delle ipotesi che vanno per la maggiore sono secondo me ipotesi fallimentari. Una di queste è l'ipotesi dello sguardo olistico, cioè l'idea che vi sia una sorta di sguardo da nessun luogo che vede l'intero. Se volete, questo a volte è proprio una di quei cortocircuiti di pensiero generati dai filosofi, no? L'idea che si vede l'intero e la visione dell'insieme magicamente ricompone la realtà spezzata e frammentata. Questo è una semplice illusione, non c'è lo sguardo da nessun luogo, non c'è il punto di vista archimedeo, non lo possiamo più raggiungere. Ancora l'umanesimo del Rinascimento, come è stato ricordato, riusciva a tenere insieme in un Leon Battista Alberti, in un Leonardo da Vinci, i diversi guardi disciplinari, ma quella cosa è durata poco. Già Galileo parla una sola lingua, non ne parla due o tre. È veramente homo senza lettere, Leonardo diceva di essere homo senza lettere, ma poi componeva, scriveva cose di valore anche letterario. Allora, lo sguardo olistico è una fantasia perduta,
E gli ultimi deliri di noi filosofi sono stati quelli di pretendere che c'è un sapere assoluto di cui la filosofia è in possesso e che ti squaderna il reale. Ecco, tutta questa cosa è finita, certamente non si può replicare. L'altra illusione è quella dell'interdisciplinarità, cioè l'idea che appunto immettendo porzioni, dosi minime di saperi diversi in un unico calderone, magicamente si formi un sapere unitario. Questa cosa è stata detta anche bene, ricordata bene dal rettore Visconti, non è che serve portare il filosofo in azienda a fare il filosofo, dopo poco tempo ci si rende conto che fa discorsi che non hanno niente a che fare con la cosa, cioè con l'impresa. Il punto è piuttosto riformulare i saperi. Allora, la filosofia in questo senso è un insieme di strumenti, un insieme di sguardi e di metodi per cercare di riformulare i saperi. Ma appunto, qual è la chiave di volta? Ecco, secondo me che sia l'ingegneria gestionale a porsi questo tema è particolarmente significativo. Io ho seguito bellissime tesi alla LIUC in ingegneria gestionale proprio perché i ragazzi si pongono nella dimensione di qual è lo scopo del nostro lavoro professionale, qual è l'obiettivo, il telos che guida la gestione, l'ingegneria gestionale. Cioè, penso che i giovani abbiano la netta percezione non che basti mettere insieme valori, impresa, profitto, prodotto, processi, eccetera, ma che occorra riguardare a ciò che noi stiamo facendo domandandoci che cosa stiamo facendo, qual è l'obiettivo, qual è il fine che organizza l'insieme delle attività. Allora, questo secondo me è ciò che dobbiamo fare in ogni disciplina. In ogni disciplina dobbiamo chiederci, ed è un lavoro collettivo, no? Qual è l'obiettivo pratico, no? Che i ragazzi che andiamo formando dovranno poi realizzare nel futuro. Perché l'obiettivo non cambia, cambiano gli strumenti, cambiano le forme, cambiano le condizioni, i contesti, ma se l'obiettivo è gestire in modo appropriato una organizzazione, che è una relazione, un insieme di relazioni fra persone, cose e strutture sociali, questo obiettivo è quello che va messo in chiaro, no? Cioè, bisogna allenare e preparare i ragazzi di oggi a tenere davanti a sé l'obiettivo al di là dei saperi tecnici, dei saperi specialistici, delle condizioni contingenti e delle provocazioni che vengono dall'immediato. Se sapranno, se sono allenati a tenere questo orizzonte del sapere pratico, ecco, se sanno un sapere pratico, non un sapere tecnico, il sapere tecnico ce l'hanno e poi lo perdono e poi lo aggiornano, ma il vero sapere guida è il sapere pratico, il sapere della prassi, il sapere dello scopo a cui sto lavorando. Lo scopo è qualcosa di immateriale, è sempre qualcosa di ad un tempo culturale, economico, politico, organizzativo. Allora, questa visione d'insieme è quella a cui lavorare e credo che ci si debba lavorare da ciascuna disciplina, lo deve fare l'ingegneria gestionale, lo deve fare l'economia, lo deve fare il diritto, lo deve fare anche la filosofia e lo deve fare le lettere, insomma, per dire a che cosa serve, a quale elemento della vita umana contribuisce la nostra professionalità, la nostra professione. Qui torna Weber, no? Cioè, quando lui richiamava a un'etica della responsabilità, poi le letture sono un po', come dire, dispersive, ma il tema della responsabilità è il rapporto fra azione e scopo. Questo è il punto. Il punto vero che decide del futuro e della modernità è se siamo ancora capaci di vedere lo scopo e non solo il sapere tecnico, l'elemento accidentale, l'elemento contingente. Dunque, in questo senso, quel che posso dire è la filosofia, cioè il ruolo dei filosofi è quello di con grandissima umiltà mettersi in questo lavoro dentro alle discipline
mettendosi a servizio. Ma il ruolo delle discipline è quello di mettersi in discussione, di non farlo fare ai filosofi che non praticano quella disciplina. Io non mi permetterò mai di dire cosa deve fare un ingegnere gestionale, ma mi permetterò semmai di dire: ma voi sapete cosa state facendo? Qual è diciamo il vero scopo guida che definisce la pratica chiamata ingegneria gestionale? Se questo è, su questo, come dire, su questo dobbiamo capirlo insieme. Questo lo deve capire il nostro tempo, per gli ingegneri gestionali, per i politologi, per gli economisti e così via. È solo così che la sfida che viene da innovazione, velocità, accelerazione, globalizzazione e quant'altro può essere un'occasione, quella appunto di superare la compartimentalizzazione per silos attraverso non una mescolanza di tutti degli elementi diversi così in modo random, in modo casuale, ma un ripensamento dall'interno di ciascun silo di tutte le connessioni che si hanno con tutto il resto e di tutte le articolazioni di cui abbiamo bisogno perché il mio ambito fiorisca e sia un contributo alla fioritura generale. Grazie, grazie. Sono emersi tanti spunti, il tempo invece non è tanto. Però vorrei provare a tirar fuori un punto che mi ha colpito, perché è tornato molto spesso, che è quello appunto della gestione dell'accelerazione. È stato detto che non è un fenomeno naturale, e poi è stato detto che le persone che cercano di gestire questa accelerazione, questo cambiamento e di mettersi al passo, perdono, lo dico con parole mie, come l'ho capito, una certa capacità di empatia, perdono l'intelligenza del prossimo e dunque poi si pongono male nei confronti del prossimo. Il che potrebbe anche non esserci niente di male, se uno fosse consapevole che non riesce a capire il prossimo. Sapendo di non riuscire a capirlo, prende alcune precauzioni. Molto spesso purtroppo non è così. Nello sforzo di tenerci al passo di questa trasformazione tecnologica, per esempio, produttiva, sociale, che ci sarà, che c'è già, che ci sarà dopo la pandemia, forse siamo tutti poco consapevoli di quanto poco percettivi siamo. Ed è un punto che forse potrebbe anche essere utile, come dire, in una carriera anche di un ingegnere, tenere presente, come dire, questo angolo cieco di cui non siamo consapevoli come individui. Mi interessava, ma proprio per titoli telegrafici di tutti e tre i nostri panelist, un punto di vista. Beh, allora, molto velocemente, la possibilità dal mio punto di vista di poter fornire degli strumenti per fare fronte a questo aspetto per me deriva da una delle metodologie utilizzate, che può essere proprio quello del debate, dove comunque si impara a gestire il confronto e quindi, come dire, a trovare, a vedere l'altro anche, diciamo, un po' nello scontro, nel confronto oppositivo dei punti di vista, che permettono di conoscere l'altro, di comprendere il proprio punto di vista da una prospettiva diversa e di vederne i limiti, le parzialità, e così come il proprio punto di vista, così anche le conoscenze che si sostengono. Quindi, ecco, se dovessi guardare ad un modo per risolvere da un punto di vista formativo questa problematica, vedrei in attività appunto di dialogiche, dialettiche, una delle soluzioni. Io manterrei l'ordine precedente, professor Pantaleo. Prego. Professore. Professor Pantaleo, ci sente? Credo che... Ok, è ancora muto? Altrimenti passo al professor Mordacci e poi Pantaleo. Professor Mordacci.
Sì, allora, se ho capito bene la provocazione. Ci siamo? Mi sentite? Ora ti sentiamo, prova. Ok, allora provo ad andare avanti io. Se ho capito appunto bene la provocazione, qui sentite, diciamo... Chi sta parlando? Sto parlando io. Allora, la questione di abilitare una specifica capacità argomentativa, perché questo è quello che secondo me c'è dietro a metodi molto utili come il debate, come è stato citato ora, alla flipped classroom, a nuove metodologie didattiche, che sono qualcosa su cui l'università sta lavorando, ma che ancora è indietro rispetto a quello che già avviene nei licei. Nei licei queste metodologie sono diventate molto diffuse e stanno producendo ragazzi che vogliono avere un ruolo attivo. Tutto il tema della metodologia didattica qui è quello che riguarda l'apprendimento attivo, no? Allora, qui, per non finire in ideologie pedagogiche magari che perdono di vista l'insieme, la questione dell'apprendimento attivo significa dare ai ragazzi, agli studenti, la capacità di allenarsi organizzare coerentemente un pensiero che utilizza tutte le nozioni, ma che serve appunto a mettere in rapporto gli scopi, i valori, le condizioni, le contingenze, gli elementi, e costruisce un'argomentazione. L'argomentazione non è solo un ragionamento, un'argomentazione è anche un processo. Un processo in un'azienda, in un'impresa produttiva, è esattamente un processo argomentativo in cui i vari elementi che contribuiscono al risultato, e sono spesso elementi appunto sociali, culturali e personali, non soltanto meccanici, devono dialogare, interagire, interloquire per dare il senso, perché l'oggetto, anche se si tratta di un oggetto che viene prodotto, sia portatore del senso. Noi siamo animali simbolici, quindi per noi qualunque oggetto è sempre carico di significati. Allora, manipolare i significati è poi la cosa che ci serve, sapere utilizzare e articolare i significati è quello che ci serve. Quindi, quello che è stato detto poco fa appunto da Modelli e Conti, secondo me è importante, un cambiamento dei programmi non significa solo cambiare le discipline e fare mix diversi delle discipline, ma cambiare i metodi didattici. E questo, anche questo è qualcosa a cui non ci possiamo più sottrarre. Vediamo se adesso il professor Pantaleo ci sente. Prego. Mi sentite? Provo. Ok, dovreste sentirmi adesso? Sì? Sì, sì. Ma sì. Mai successo, nemmeno con la BBC, non saprei. Provo, sì. Provo ad andare avanti. Allora, sì, riprendo l'osservazione del dottor Fubini rispetto all'accelerazione ai costi e la consapevolezza. Sponda assolutamente una porta aperta, da anni che stiamo ragionando proprio in questi termini. Bisognerebbe trovare il modo di rendere consapevoli le persone che si può accelerare, possiamo farlo, lo facciamo sempre, lo facciamo tutti. Però dobbiamo anche essere consapevoli di che cosa succede quando acceleriamo. Quando acceleriamo perdiamo la periferia del campo percettivo, sia in termini fisici sia in termini metaforici, e questa è una cosa molto importante. Crollano, si parla proprio di collapse of perspective taking, crolla proprio una delle capacità più evolute, che è quella di assumere il punto di vista dell'altra persona. Ecco, essere consapevoli vuol dire decidere di farlo, di poterlo fare in certi frangenti, appunto, però consapevoli del
il fatto che possono esserci degli angoli ciechi. Gli astronauti, quando vengono lanciati in orbita, anche subiscono un'accelerazione, ma questa accelerazione è limitata nel tempo. Allora forse dovremmo imparare ad accelerare e decelerare per aprire e chiudere il campo percettivo, sia in termini fisici che psicologici. Quello è l'empatia. L'empatia è un fenomeno quasi più virale, no? La risonanza empatica fa sì che si vibri uno strumento, l'emozione della. E questa è una forma tale per cui quell'attura, mentre perdiamo di più prezioso, che è proprio la prendere da un punto di vista mentale, cognitivo, il punto di vista dell'altro. Spero che si sia sentito. Niente di male, ne consapevoli, forse bisognerebbe sensibilizzare in questo senso. Dottor Fubini ha il microfono spento, scusi. Ecco, no, dicevo, conoscevo un erudito che diceva in forme diverse, mi sembra che ci fosse anche una traduzione latina, la seguente frase, che è: non bisogna disperdersi, bisogna rimanere concentratissimi solo su quello che si sta studiando. Non è che oggi in realtà vi abbiamo detto qualcosa di particolarmente diverso. Non vi abbiamo detto di diventare degli eclettici dilettanti. Il mondo affidato agli eclettici dilettanti probabilmente sarebbe un mondo destinato a fare una fine molto pericolosa. Dunque, purtroppo o per fortuna, più nessuno di noi può permettersi di essere un eclettico, un dilettante o magari un ciarlatano. Dunque non è questo che vi stiamo dicendo. Io credo che se c'è un senso a questa conversazione è quello di educare se stessi a porsi le domande, qualcuno le ha chiamate gli angoli ciechi. Cos'è che mi sto perdendo? Cos'è che credo di aver capito ma non ho capito? Cos'è che sta succedendo e che magari io non vedo accadere? Oppure cos'è che è talmente in bella vista che non l'ho notato? Queste sono domande stupide apparentemente, però credo che veramente sono le domande che tutti noi nei nostri mestieri abbiamo bisogno di porci, ma a maggior ragione in un mestiere che, come diceva la professoressa all'inizio, ha un impatto enorme sulla vita dei singoli, delle famiglie, delle comunità, un impatto materiale, ma non solo materiale. Ecco, se dovessi tirare fuori, come dire, una lezione per me da oggi è questa, ma in fondo è anche un invito per i ragazzi che ci hanno seguito e i professionisti che ci hanno seguito. Con questo vi ringrazio e ripasso la parola al professoressa Manzini e al rettore Visconti. Grazie, grazie davvero. Due parole davvero di chiusura da parte mia e poi naturalmente lascio al nostro rettore. Grazie perché secondo me i contributi sono stati molto importanti e facciamo un passettino nel vostro lavoro. Sono contenta di aver sentito che diciamo la conclusione temporanea di questa chiacchierata non è che noi si debba tornare indietro o rinunciare ad alcune delle caratteristiche che sono fondamentali dell'ingegnere, sono le sue caratteristiche, sono quelle che lo distinguono rispetto ad altri professionisti, e cioè la capacità di essere uno specializzato nella propria tecnologia e la capacità di promuovere l'accelerazione, perché l'ingegnere, soprattutto l'ingegnere gestionale, è portatore di innovazione. L'innovazione è quella che porta accelerazione, ma guai se l'ingegnere non lo facesse. Le nostre speranze di incidere più positivamente sul pianeta, di curare il Covid, eccetera, sono legate alla nostra capacità di fare innovazione. E sono contenta che questo sia, tutto sommato, sia stato ribadito oggi. Però la nota importantissima che colgo e che cercheremo di portare evidentemente nei nostri progetti e programmi formativi è proprio l'importanza in questa tendenza buona, io credo, all'innovazione, alla specializzazione, l'importanza di una consapevolezza che chi accelera e innova sicuramente
sta perdendo qualche pezzo di un insieme. Allora, la consapevolezza credo sia proprio il punto iniziale. Noi cercheremo di tenere conto di questa osservazione nella progettazione dei nostri percorsi formativi. Come rendere i nostri ragazzi consapevoli? Credo che possiamo discuterne forse nei prossimi appuntamenti. Credo che molto si possa fare leva sulle metodologie didattiche, come un po' è stato già detto oggi, e quindi spero che avremo occasione di andare avanti in questa discussione concentrandoci sui metodi didattici. Ringrazio i nostri relatori e il nostro moderatore per avere gli spunti di riflessione importantissimi. Lascio la parola al nostro lettore. Sì, vi ringrazio anch'io, non vi rubo altro tempo. Dovete provare a sedervi al mio posto, in cui oltre alla sfida certamente utile dal punto di vista anche intellettuale, provocatoria, che mi ha anche confortato su una certa strada che ha preso ingegneria, viene fuori il ruolo, tra virgolette, di aziendalista e di manager, cioè di chi deve provare a indirizzare un ateneo in un mercato competitivo e con un mercato del lavoro che ha le caratteristiche che abbiamo condiviso in alcuni nostri passaggi. Per cui, per esempio, mi veniva in mente che il concetto di accelerazione ha anche una dimensione competitiva, perché mi piacerebbe avere un ateneo con un format didattico, con dei ritmi, con dei modi di fare una tesi di laurea, eccetera, come era un tempo, e questo non ce lo possiamo permettere, anche perché la dimensione competitiva crea un po' di confusione, lo dico con profondo rispetto, però anche, come dire, il movimento delle università telematiche, i rettori un po' lo preoccupa, no? E noi dobbiamo anche tenere conto di queste istanze. Un'accelerazione competitiva riguarda per esempio l'importante ruolo di Mordacci dentro ingegneria, e se mi sente qualche collega di economia, spero che non fosse collegato, adesso Mordacci sarebbe già sul mercato, dice, ma allora il telos di economia dobbiamo ripensarlo, Mordacci quanto vuoi, vediamo, così. Questa è chiaramente un'accelerazione competitiva, scherzo evidentemente. Siccome, come sapete, qualcuno mi conosce, fatico a rimanere troppo serio, io quando ho fatto la festa dei laureati citando Gabbani, a un certo punto ho detto, per chiudere la cerimonia, comunque vada a Pantarei, no? Quindi le cose comunque sono destinate a cambiare, e ben venga che stasera abbiamo raccolto numerosi stimoli, tutti contributivi a mio avviso. Tenete conto che nelle nostre poltrone poi ci giriamo e abbiamo settori scientifico-disciplinari che hanno 37-38 anni, dove il mio si chiama SEXPI07, si chiama economia aziendale, di fianco dei colleghi SEXPI08 si chiamano economia e gestione delle imprese. Non apro una polemica su ingegneria gestionale e economia, perché da qui poi non ne usciremo. Dove abbiamo documenti di management che si chiamano scheda sua, dove inviamo quintali di carta al ministero, e dove abbiamo meccanismi di valutazione che tutte le università vivono attraverso l'ANVUR, che credo discutano di tutto tranne di quello di cui abbiamo parlato questa sera. Quindi penso che da questo punto di vista io sarei coraggiosissimo di accelerare, fregandomene anche un po' di che cosa lascio indietro, però questa è una battuta evidentemente sui vincoli che abbiamo nell'intraprendere percorsi che sono ad esempio quelli a cui ci avete sollecitato questa sera. Magari sarebbe bello proseguire una chiacchierata così in presenza, e magari anche con un buon bicchiere di vino, perché forse è da queste anche dinamiche che dobbiamo ripartire. Comunque grazie, e non so se è previsto uno scambio virtuale di bottigliette di champagne, perché credo che non servano a nulla, quindi grazie a tutti. Purtroppo no, niente champagne, e quindi con questo chiudiamo questo appuntamento. Grazie ancora a tutti per averci seguito, grazie al nostro moderatore e ai nostri relatori, speriamo di rivedervi in un appuntamento successivo di approfondimento. Grazie ancora e buona serata.